Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e siete poco più di 1300, tutti accomodati sulla mia station wagon, come se fosse un gigantesco autobus, che in fondo è l'argomento di oggi. Per cui cominciamo! Sigla! Oggi vorrei parlarvi di trasporto pubblico, sotto un determinato punto di vista, e per farlo voglio portarvi un esempio. L'esempio del trasporto pubblico nella contea di Milwaukee. Bene, per cominciare quindi vi presento il canale YouTube della società di trasporto pubblico della contea di Milwaukee, Ride MCTS. Ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Se volete andate e iscrivetevi, è un canale che pubblica video molto particolari una volta ogni tanto, è un canale estremamente piccolo. In questo momento che sto girando ci sono meno di 200 iscritti, stamattina c'erano 197 iscritti, e quello che si mostra su questo canale è il funzionamento del trasporto pubblico di Milwaukee, ma soprattutto la società ci vuole mostrare quella che è l'eccellenza della società di trasporto pubblico, eccellenza non solo nella funzionalità del trasporto pubblico. La società opera come se fosse una grande famiglia, considera i propri dipendenti come dei familiari, i propri dipendenti, i propri autisti, sono anche genitori, sono anche persone responsabili, sono persone che non si limitano a salire meccanicamente per guidare l'autobus come dei robot. Infatti, per farvi capire di cosa sto parlando, comincio col raccontarvi una breve storia, è un video di un minuto. Tutto comincia un bel 4 luglio, la mattina del 4 luglio, è la festa dell'indipendenza per gli Stati Uniti, quindi una bella giornata festiva. Il nostro autista, Dwayne, sta guidando l'autobus alle 6 del mattino, cominciando il turno, magari sta pensando «Bene, oggi si fa la grigliata, ci si incontra con gli amici, i fuochi d'artificio, ehi, che ci fa un bambino di 2-3 anni in pantofole in mezzo a un prato alle 6 del mattino?» Ecco l'eccellenza di cui sto parlando, ed ecco il primo video che vi segnalo, lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Vediamo l'autista che nota un bambino in mezzo a un prato alle 6 del mattino e capisce che c'è qualcosa di strano in questa storia. Questo discorso dell'essere genitori, dell'avere l'istinto da genitore, è una cosa che ha reso famoso questo canale YouTube con un video che è diventato virale, e infatti è un canale con meno di 200 iscritti, ma il video che sto per presentarvi ha oltre 1 milione di visualizzazioni. Rappresenta sempre questo comportamento responsabile e da genitore di un autista. In questo caso la giovane madre Jenny, che sta guidando l'autobus come normalmente avviene ogni giorno, quando all'improvviso nota due bambini che camminano sul marciapiede mano nella mano. Ah, sono due bambini piccoli, alla fine di 5 anni e di un anno, e quindi capisce che c'è qualcosa che non va, e si ferma per cercare di capire che cosa non va. È un video molto toccante, soprattutto dimostra un comportamento molto serio, onesto e responsabile, un comportamento sicuramente importante, un comportamento che ci si aspetta da una persona adulta, da una persona responsabile, e che colpisce quando è perpetrato da una persona che sta anche facendo un lavoro e che blocca il suo lavoro proprio per questa situazione. Quindi vediamo anche il video di Jenny, ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Questo video è molto bello, sono di nuovo video di circa un minuto, quindi non portano via molto tempo per vederli, giusto per capire qual è l'eccellenza della società, che non è solo un'eccellenza, come dicevo, legata al fornire un servizio funzionale, ma anche nel mostrare capacità di saper reagire alle situazioni più particolari. Se guardate il canale troverete un sacco di video che mostrano questa capacità, la capacità di reagire nelle situazioni di pericolo, la capacità di mostrare come un autista di un autobus sia una persona innanzitutto che ha la responsabilità delle persone che porta a bordo e che quindi deve saper reagire prontamente alle situazioni più allucinanti, come gente che taglia la strada all'autobus, ma anche alle situazioni più simpatiche, come, non so, un gruppo di oche che attraversa la strada. C'è un po' di tutto su quel canale, sono tutti video molto brevi eppure molto simpatici, tutti video che strappano un sorriso, un modo veramente molto simpatico di presentare il proprio servizio di
trasporto pubblico è di presentare i propri conducenti, di rappresentare il proprio personale, i propri dipendenti, come delle persone serie, oneste, ma che naturalmente sono persone come noi, sono genitori, sono figli, sono persone che sanno mostrare cos'è l'importanza di essere cittadini responsabili, come quello davanti a me che ha appena lanciato una carta in mezzo alla strada. E soprattutto la società di trasporto pubblico della Contea di Milwaukee ci mostra anche una sua faccia social che è appunto anche questa molto simpatica. Infatti l'ultimo video che voglio segnalarvi di questo canale è un video risposta ai tweet più cattivelli, un modo di mostrare di saper essere social, di saper essere simpatici, ma soprattutto di saper essere anche seri, onesti, e mostrare che certe cose non ti tangono, che è comunque anche un modo di affrontare correttamente, secondo me, anche il mondo sociale. Quindi il terzo video che vi voglio presentare è appunto risposta ai tweet cattivelli. Lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Sto parlando del canale YouTube RideMCTS, quindi il canale della Milwaukee County Transit System, il trasporto pubblico di Milwaukee, è particolare pensare che una società di trasporto in autobus abbia un canale YouTube, però, come ripeto, date un'occhiata a questo canale, ci sono molti video che, al di là dell'essere interessanti, per l'appunto strappano un sorriso, che può essere un modo molto simpatico anche di cominciare la giornata. E veniamo un po' all'argomento del giorno, parliamo sempre di trasporto pubblico. Guardando il canale RideMCTS, una cosa che si nota è che ci sono anche autisti un po' di tutte le fasce d'età, e sono anche autisti giovanissimi. Questa cosa mi ha colpito positivamente, perché in un mondo in cui è sempre più complesso trovare un posto di lavoro, mi stupisce pensare che ci sono ragazzi che pensano di mettersi in gioco facendo gli autisti del trasporto pubblico. Certamente è una cosa complessa, ma certamente è un'attività lavorativa interessante, e in fondo forse anche il canale RideMCTS diventa una vetrina per mostrare quanto può essere interessante, divertente e simpatico svolgere il lavoro di autista d'autobus. Ed ecco quindi la mia domanda, che non è tanto del tipo «voi usate il trasporto pubblico», quanto «che rapporto avete con il trasporto pubblico?». Voi utilizzate gli autobus, utilizzate il tram, la metropolitana, lo considerate semplicemente uno strumento per muoversi dal punto A al punto B, oppure sapete anche apprezzare il viaggio, sapete anche apprezzare le piccole cose che succedono? Siete persone che, se ci sono intoppi, se ci sono situazioni nelle quali il trasporto è costretto a fermarsi, cominciate a essere insofferenti? Oppure quando utilizzate il trasporto pubblico siete comunque consapevoli che ci possono essere degli intoppi e comunque la vivete con filosofia? Io ricordo che qualche tempo fa a Milano rimanemmo bloccati nella galleria, nel convoglio della metropolitana, per un quarto d'ora e 20 minuti, perché l'altro convoglio era rimasto bloccato in stazione perché erano saliti dei tifosi del, se non ricordo male, Saint-Étienne, avevano cercato di fare dei danni sul convoglio, e quindi il convoglio non era potuto partire. Il nostro è rimasto fermo a un semaforo rosso in galleria. Una cosa molto complessa, c'era una situazione molto particolare, c'era questa partita a San Siro, quindi... Però mi è capitato appunto di restare bloccato un buon quarto d'ora, 20 minuti almeno, dentro la galleria, e alla fine l'ho vissuto con filosofia. Ero appoggiato alla porta posteriore dell'ultima cabina, della cabina di coda, il conducente del turno precedente si era scordato il tetra acceso, e quindi ho anche potuto ascoltare tutta la conversazione che è andata avanti tra il conducente del nostro treno, il conducente dell'altro treno e la sala operativa, che spiegavano la situazione in cui si stavano trovando, quindi una cosa un po' particolare. Però, come ripeto, purtroppo gli intoppi succedono, possono succedere a me mentre mi muovo in macchina, possono succedere sul trasporto pubblico, quindi alla fine è anche tutta questione di dire sono cose che capitano, aspettiamo. Oppure no, il trasporto pubblico è solo uno strumento per andare dal punto A al punto B, e qualunque intoppo è una cosa fastidiosa. Magari in famiglia avete un conducente di autobus, un conducente di metropolitane, un ferroviere, non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, anche oggi abbiamo finito la nostra passeggiata. Come sempre spero di essere riuscito a intrattenervi, a farvi conoscere un canale YouTube simpatico, a parlare di un argomento che vi ha potuto stuzzicare un po' la curiosità, o almeno strapparvi un sorriso. Se ci sono riuscito vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp.
WhatsApp o Telegram, magari con i vostri amici che fanno molto uso del trasporto pubblico. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che è decisamente gradevole anche quando poi andate su un mezzo pubblico. Inoltre, se seguite anche il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!